Volevo darvi una notizia che non avete sentito nei giornali, nei telegiornali, non avete letto. Una notizia. Non io che non sono industriale farmaceutico, non io che ho fatto il vaccino per rassegnazione e perché potevo e posso confidare che qualche efficacia possa avere, altri possono pensare che non ce l'abbia, io li rispetto. Si vaccini chi vuole e chi non si vuole vaccinare vada rispettato, ma non si può, ormai bisogna dire soltanto vaccino. Ebbene, un membro del consiglio di amministrazione di Pfizer, il grande vaccino, Pfizer, il dottor Scott Gottlieb, suggerisce la fine dell'uso delle mascherine. Ma da quanto tempo lo dico? È incredibile. Ma uno della Pfizer, quindi uno che vaccina e che quindi, immagino, avendo fiducia nel vaccino, avrà anche fiducia che non ci sia questo gran pericolo di contagiarsi, ma anche ammesso che ci sia, se uno sta all'aria aperta, bello sano, respira in montagna, a Canazei, respira, senza mascherina. Lo dice il dottor Gottlieb, membro del consiglio d'amministrazione di Pfizer. Suggerisce la fine dell'uso delle mascherine. È interessante, no? È una notizia, non l'ho inventata, è una notizia. Ebbene, pensateci, la mascherina all'aperto è un crimine, è un furto, è il modo con cui sono arricchiti dei ladri, che ti impongono la mascherina con la paura, con il terrore, con lo Stato che ordina, lo Stato dovrà essere processato un giorno per aver costretto i cittadini e se stesso ad acquistare un bene non necessario. È un'ipotesi. Io quel giorno, quando ci sarà il processo, chiederò che venga chiamato il membro del consiglio di amministrazione di Pfizer, Scott Gottlieb. A presto.